Informazioni non finanziarie a partire dal report di sostenibilità, ma anche le principali implicazioni fiscali. Queste e altre tematiche emerse nella prima applicazione del nuovo bilancio 2017 sono state al centro del seminario organizzato in Confindustria Genova da BDO, Network Internazionale di Revisione e Consulenza Aziendale. Questa è la quarta edizione di questo ciclo di incontri che facciamo, ci vedono impegnati come BDO Italia, faremo 20 di questi incontri in giro per Italia. In primis partiamo con la sostenibilità diventa un argomento sempre più centrale per le aziende italiane, quindi da quest'anno sarà obbligatoria la reportistica delle informazioni non finanziarie, quindi un'attenzione sempre di più verso il sociale, verso l'impatto che le aziende hanno nel tessuto sociale delle aziende, dei stakeholders, quindi questo è il primo obbligo delle aziende per quest'anno. Poi continuiamo con un'analisi delle novità introdotte l'anno scorso dall'Europa, l'Unione Europea, con l'evidenziazione sempre di più dei derivati, un allineamento sempre di più alla normativa europea dei bilanci. Dal punto di vista fiscale c'è sempre più un allineamento ai bilanci, quindi il bilancio diventa centrale nella determinazione delle tasse, una semplificazione, c'è una semplificazione della normativa fiscale, quindi questa è una novità perché ci allineiamo sempre più al bilancio e il bilancio non diventa un documento a sé stante e poi la dichiarazione fiscale seguente, c'è sempre di più un allineamento tra i due documenti, bilancio e le dichiarazioni fiscali. Sì, abbiamo come BDO e l'Università Ca' Foscari abbiamo fatto un'analisi su 200 imprese che l'anno scorso hanno applicato la normativa dei bilanci, è emerso come dato interessante un uso inferiore dei derivati rispetto a qualche anno fa dove era stata una tematica molto sentita da parte della società, quindi abbiamo un meno utilizzo dei derivati, la loro comparsa nei bilanci come evidenziazione in politica contabile, altre tematiche, una maggiore attenzione alla preparazione dei bilanci. Se da un lato le imprese chiedono a gran voce una maggiore semplificazione, dall'altro le incombenze aumentano anche nella stesura dei bilanci aziendali. Le imprese hanno sempre più richieste da parte dei regolatori, da qua anche il nostro tentativo di assistere alle aziende, però si ha ragione, in realtà ci sono sempre più richieste sia in termini di normativa sia in termini di bilancistica.